uscire nel mondo di videobombing. L'arte in generale ci viene proposta da chi la produce come un metodo di evasione dalla realtà quotidiana. Noi sputiamo su questo stupido tentativo da parte del potere costituito dai media di appiattire le nostre fertili singolarità, in quanto noi consideriamo l'arte non come mezzo di evasione, ma come mezzo di espressione della realtà che tutti i giorni viviamo. Non abbiamo bisogno di culi e tette al silicone, di poliziotti senza macchie e senza paura, di eroi bianchi e neri o di lussi immaginari. Non abbiamo bisogno di romanticismi e speculazioni, buoni e cattivi, anticonformismi progettati e facili o cazzate del genere. Vogliamo solo riprenderci quello che ci appartiene, ovvero tutto, tutto, tutto. Il videobombing, con le sue ossessive clips, è un'arma alchemica ad alto potenziale. È l'anti-show per eccellenza, l'antistereotipo, e può essere un vero e proprio cataclisma sensoriale. Il videobombing è un'operazione di cut-up che vuole liberare il caos nascosto tra i fotogrammi. Con una colonna sonora a 160 bpm o più si potrebbe considerare una vera e propria arma terroristica. Il videobombing non va guardato, né visto, né seguito, non ne ha bisogno, viene semplicemente percepito dal cervello, Il videobombing può essere proiettato in feste, banchetti, orge, eccetera, per la strada, nel cesso, a casa propria, in cucina, mentre si scopa, mentre si dorme. Massimizza i suoi effetti se proiettato direttamente sui corpi delle squadre antisommossa della polizia, un attimo prima dell'inevitabile carica. Il videobombing non è soggetto a nessun copyright, anzi cerca di violarlo il più possibile, quindi può essere copiato, diffuso, regalato, scambiato a proprio piacimento. Sparano in cake, ImageInAction, NCU Project augurano buona visione.